Oggi niente tazzine, non si parla di tazzine, ma si parla di un incontro un po' più particolare che rende felici i nostri ragazzi. Un bar, certo, ma anche una radio. Sì, avete capito bene, l'ultima idea, ma solo in ordine di tempo, ci mancherebbe, di Ida e Moreno, a Venafro si sta già facendo sentire, o meglio ascoltare, dopo il caffè a 50 centesimi che, passando anche su Rai 1, ha fatto il giro d'Italia, dai due eclettici baristi, l'uno complementare all'altra, d'altra parte sono una coppia affiatata anche nella vita, un'altra idea con una finalità sociale. I giovani lamentano la carenza di opportunità, di svago, ma anche di impegno. Ok, cosa piace loro, si sono chiesti? La musica. E allora costruiamo, anzi facciamo una radio. Per Ida e Moreno, detto fatto. I ragazzi venivano qui, avevano voglia di parlare e noi abbiamo pensato perché non cercare di focalizzare tutto e di creare una radio che potesse essere al servizio pubblico sociale di tutti, quindi una web radio totalmente gratuita che viene supportata solo dalle nostre voci. E i giovani dunque non sono solo spettatori. Nella radio di Ida e Moreno hanno l'insolita, per non dire unica, opportunità di indossare le cuffie e parlare davanti a un microfono. Un'emozione che, perché no, per qualcuno tra loro potrebbe diventare un'occasione per scoprire la propria strada. All'inizio sorridono, poi a volte scendono anche delle lacrime perché dicono delle cose che non aspettavano di tirar fuori. E la cosa più bella sono invece alcuni genitori che sono venuti a ringraziarci per tenere insomma insieme questi ragazzi a fare solo cose buone. L'idea di chi è stata? Allora, l'idea nasce, questa volta posso dirlo, da me, ma soprattutto da lei che mi appoggia e mi asseconda. Quindi a me è sempre piaciuta la musica e mi sono sempre divertito tra i mixer e le console e volevo dare un'opportunità a tutti i ragazzi. Quindi se volete mettervi delle cuffie e un microfono alla mano, noi siamo qui e vi aspettiamo.